bentornati e buongiorno per una nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi è il 28 febbraio, mercoledì 28 febbraio 2018, ed eccoci nuovo qui a raccontare un'ennesima storia di protagonisti della città di Milano. La città di Milano è fatta di tante storie e quest'oggi ve ne raccontiamo una, anche perché insomma quella della terza squadra di Milano, no? Vi ricordate? L'abbiamo fatto spesso e volentieri. C'è il Milan, c'è l'Inter, ci sono sempre molte squadre che si arrogano il diritto di dire che sono la terza squadra di Milano. Questa squadra che oggi noi ospitiamo non l'ha ancora detto, però diciamo che insomma gli facciamo tutti gli auguri per diventare invece magari una di queste terze, appunto la terza squadra magari della nostra città. Stiamo parlando di una squadra di calcio particolare. Sapete che difficilmente parliamo di calcio qui noi a Milano News, però ci tenevamo perché è una squadra davvero interessante che fa dello sport un mezzo per fare integrazione e farla davvero. Stiamo parlando dei Corelli Boys. Ci spiegheranno meglio di cosa sono e cosa fanno i Corelli Boys, i nostri ospiti di oggi, che sono Roberta De Paolo, volontaria di No Walls. Buongiorno Roberta, Buongiorno. e il ritorno di un gradito ospite che abbiamo già avuto l'anno scorso, Gianmarco Duina, che è il vicepresidente dei Corelli Boys, nonché anche allenatore in seconda, Sì, Fabio, giusto, benvenuti, grazie mille di essere qui con noi oggi. Appunto, dicevo, difficilmente parliamo di calcio qui, però insomma non potevamo non parlare della storia dei Corelli Boys, una storia davvero interessante. Io chiederei a Roberto, no, di spiegarci un pochino chi sono i Corelli Boys e proprio perché Corelli Boys. certo, allora buongiorno a tutti. Allora, i Corelli Boys sono nati 2 anni fa, all'inizio del 2016, all'interno del centro di accoglienza Corelli, che è un CAS, che significa Centro d'Accoglienza Straordinaria. New Walls era dentro al Corelli come faceva la scuola all'interno del centro di accoglienza straordinaria e con tanti volontari. I ragazzi ci hanno chiesto di poter giocare a calcio. E allora noi ci siamo attivati prima di tutto richiedendo delle scarpe da calcio usate. Quella è stata poi la genesi di tutto. Sì, insomma, mettere i piedi alla spalla zero non è una cosa No, da non è poco, semplice, anche infatti. perché erano tanti, perché Corelli adesso ospita 500 Ecco, richiedenti allora, vediamo un asilo. po' Corelli, insomma, Corelli ormai è una struttura che ha un bel po' di anni, ormai, insomma, Sì. parliamo di una struttura che non è nuovissima, ha passato tutte le fasi delle varie ondate migratorie, delle varie leggi sull'immigrazione. Esatto. È stato aperto e chiuso non so quante volte, ma ha Sì. perso il conto. Al momento è ancora in funzione, non più diciamo un po' quel lager che molti abbiamo ricordo No. di anni 90, insomma fine anni 90 ricordo veramente una situazione di lager all'interno di Via Corelli. Finalmente una situazione un po' meglio, diciamo, dire di troppo sarebbe un po' esagerato, però al momento ci sono 500 Sì, più o richiedenti meno, asilo più o sì. meno all'interno della struttura. Sì. Una struttura che nasce per contenere appunto queste persone per una quindicina, ventina di giorni in attesa appunto del loro esito. Esito che però normalmente arriva quando? Arriva dopo un anno e mezzo, 2 anni. I tempi sono lunghissimi, soprattutto a Milano. E quindi loro rimangono in questo limbo in attesa dei loro documenti definitivi, sostanzialmente, e devono fare qualche cosa. Quindi comunque vanno a scuola e comunque ci sono delle altre attività ricreative, eccetera. E noi abbiamo deciso di strutturare una squadra di calcio. E per 2 anni abbiamo giocato. Nel 2016 c'erano addirittura due, c'era la squadra 1 e la squadra 2, perché erano Vabbè. tantissimi. Quindi per 2 anni abbiamo fatto tornei amatoriali a Milano e poi quest'anno, questo campionato, abbiamo deciso di iscriverci al campionato WISP, un campionato Allora, strutturato. chiediamo al vicepresidente della squadra, della società, no? Che appunto ha fatto questa scelta di iscrivere una squadra, quindi ufficialmente iscritta a un campionato Esatto, riconosciuto. sì.
qual è l'importanza e la differenza appunto nel fare questo tipo di passaggio? Ma allora, innanzitutto parto da citando chi prima di me ha detto, e tu dicevi prima giustamente, non parliamo spesso di calcio. Io dico sempre che chi parla solo di calcio non capisce niente di calcio. Questo non l'ho detto io, ma qualcuno prima di me, perché appunto il calcio è un insieme di valori, soprattutto sociali, umani, che vengono insieme. Quindi appunto... quando la squadra Corelli Boys si è formata, io non c'ero ancora, non conoscevo ancora la realtà, ma immagino appunto il calcio, essendo è uno sport talmente elementare, quasi istintivo e spontaneo, è logico che si sia formata una squadra. Ho conosciuto i Corelli Boys in occasione della Longboarders League dell'anno scorso, che è il campionato che ho organizzato tramite Obol, che abbiamo vinto, associazione che hanno vinto. E niente, c'era il desiderio di dare un pochino più di, come dire, di progettualità al nostro lavoro e di trasmetterla anche ai ragazzi. Quindi l'impegno di un campionato WISP, che è una federazione calcistica comunque riconosciuta a livello nazionale, e che soprattutto è un impegno costante, perché questi ragazzi hanno bisogno di stimoli costanti, questo perché appunto molto spesso sono lasciati a loro stessi al non far niente. Invece il campionato WISP, a differenza degli amichevoli, ti pone una classifica, quindi ti devi confrontare effettivamente con qualcosa, e che poi quel qualcosa sono i tuoi risultati che tu hai sul campo. Quindi non è più un andiamo solo a giocare a divertirci, ma anche abbiamo dei risultati da dover portare a casa. Quindi la costanza negli allenamenti, nelle partite e in un lavoro che è molto più strutturato rispetto a qualcosa di amatoriale. Ecco, stiamo parlando di quanti ragazzi e di che età sono i ragazzi con cui... Allora, i ragazzi sono, diciamo, per un giro grosso una cinquantina. Poi noi ne abbiamo tesserati tra i 25 e i 30 momentaneamente. Anche adesso abbiamo due squadre, effettivamente, perché sono talmente tante. Abbiamo la squadra WISP e poi tutta quella serie di ragazzi non tesserati, che però ci seguono, fanno da pubblico durante le partite della WISP e poi vanno a giocare i loro tornei. E sono abbastanza giovani, sono tutti molto giovani. Sì, giovanissimi. Il più grande avrà forse 30 anni. Ma... 28 forse, sì, secolo, più vecchio, sì, forse. Sì, sono ragazzi molto molto giovani. Sì, sì, sì. Anche qualche minorenne. Ah, pure. Sì. Insomma, storie immagino ne avete sentite di ogni, credo, no? Quindi... che importanza ha per loro, appunto, dicevi, invece incontrarsi, stare insieme e soprattutto poi forse confrontarsi anche con le altre squadre? Quali sono le altre squadre con cui giocate, ad esempio? Allora, il campionato WISP di Milano siamo 12 squadre, se non sbaglio, forse qualcosa in più. E diciamo che è un ambiente molto rispettoso, anche accogliente, non abbiamo mai avuto problemi, ci sono tante squadre comunque con una particolare attenzione sul sociale, ma per i nostri ragazzi è qualcosa di diverso, che si differenzia appunto da quei campionati amatoriali al parco, perché trovi delle squadre vere e proprie. Ci sono squadre che magari giocano assieme da 10 anni, quindi anche un modo di giocare a calcio differente, quindi per loro è stato un impatto molto forte. E ovviamente anche con squadre che non è sempre la squadra del torneo sociale in cui condividiamo tutti le stesse magari ideali. Capita anche ovviamente che ti scontri con realtà diverse, scontri ovviamente sul campo. Sì, 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 sì. E questo è secondo me fondamentale, no? Per la squadra, per riuscire a... effettivamente la cosa bella del campionato di WISP, che mi dicevi poi, che c'è anche una specie di derby però dei centri, no? Perché c'è un'altra squadra che corre lo stesso campionato vostro, giusto? Sì, il nostro derby è un altro derby, come l'abbiamo chiamato noi. Quindi il derby di Milano è quello, ormai è il derby cinese, sì, le squadre Milano e Inter. Poi c'è l'altro derby, che è quello fra i Corelli Boys e i Black Panthers, che sono la squadra nostra, diciamo. Bello perché è un derby, ma di solito i derby sono due squadre che poi hanno una rivalità molto più accesa, invece la nostra è una fraternità assoluta, perché sono, anzi, sì, i veri cugini, come si dice in questo caso. Esatto, i veri cugini, anzi sono loro che per primi hanno provato l'esperienza WISP, già questo è il loro secondo campionato, per noi è il primo, quindi abbiamo seguito le loro impronte, ci hanno fatto da fratelli maggiori, poi li abbiamo battuti 3-0 durante il derby. Esatto, che abbiamo fatto all'Arena di Milano, quindi comunque... Ecco, quindi, appunto, mi dicevi, avete fatto il derby all'Arena di Milano, quindi un certo interesse dal punto di vista, mi sembra, comunque delle istituzioni, sembra esserci. Però
Insomma, voi siete in via Corelli, tra il Saini e lo Scarioni, però andate a giocare a Segrate. Il vostro campo di gioco è Segrate. Come mai? Faccio un po' di polemica con il sindaco che non mi dà il campo. Perché il sindaco di Segrate è stato molto generoso, più generoso degli altri, ecco. Ha deciso di darvi gratuitamente l'utilizzo del campo, sia per le vendite che per gli allenamenti, oppure? No, gli allenamenti okay. Li utilizziamo il centro sportivo Saini, però nel campo del CUS. Ah, ok. Quindi è stato il CUS, l'università, che ci ha dato un campo da rugby. Quindi giochiamo con le porte da rugby, però perlomeno abbiamo gli spogliatoi due volte a settimana. Quindi ringrazio. È un impegno comunque interessante, cioè due volte a settimana gli allenamenti e poi sabato e domenica, se non so quando giocate, anche la partita. Questo è fondamentale, che appunto, come dicevi tu, per dargli a questi ragazzi anche un certo tipo di, chiamiamo la disciplina, comunque nel senso di non lasciare, come dice, spesso e volentieri, ecco, grazie, sono una parola a cui sono un po' allergico, spesso e volentieri, dice, perché sennò sono lasciati, sennò cosa farebbero se non ci fossero i Corelli Boys? Beh, vanno a scuola, molti di loro, alcuni di loro hanno già trovato lavoro, quindi comunque, anche perché sono qua da tanto tempo, quindi magari quelli che sanno meglio l'italiano hanno trovato lavoro, quindi comunque, perché bisogna sapere che dopo 2 mesi che da quando arrivano in Italia loro possono lavorare. Ovviamente il problema è la lingua, quindi passano un po' di mesi che arrivano che non sanno minimamente italiano. No, assolutamente zero. Perché sono la... Non so, che vi faccio domande magari che per voi ormai che siete giorni dentro sono anche banali, ma per chi come noi non ha la possibilità, a volte io dico anche la fortuna, di conoscere certe realtà, per cui poi ti fai un'idea reale e non percepita o raccontata da altri di quello che è, appunto, magari l'idea è quella che invece questi sanno già tutto italiano, vengono qua semplicemente perché almeno lavorano senza tanta fatica, tanto li paghiamo tutto noi, insomma, solito discorso. Quindi cercare di capire cosa invece realmente avviene all'interno di un centro del genere, e appunto se non ci fossero i Corelli Boys e tante altre realtà che immagino comunque aiutano a tenerli impegnati, a dargli delle regole, cosa farebbero? Non lo so, nel senso che dovrebbe essere poi il centro stesso a dare delle una strada a questi ragazzi, delle indicazioni a questi ragazzi. Comunque, ripeto, la prima cosa è imparare l'italiano, perché sennò non riescono ad andare a fare niente, ma gli stessi corsi di formazione a cui noi li abbiamo indirizzati in questi anni spesso richiedono un minimo di lingua italiana, perché sennò non riescono a capire assolutamente niente. Poi i francofoni magari riescono più velocemente a imparare, poi ci sono dei ragazzi che arrivano dopo 3 mesi parlano italiano, perché ci sono dei fenomeni anche. Gli anglofoni fanno un po' più fatica, ovviamente. Ecco, una cosa che prima fuori onda chiedevo: quante nazionalità avete all'interno della squadra? Dice abbastanza nazionalità, quasi tutte provenienti dall'Africa, zona francofona dell'Africa, mi dicevi, no, giusto Gianmarco? Sì, la maggior parte vengono dal centro, Centrafrica, e dalla parte ovest dell'Africa, quindi abbiamo la prevalenza della Guinea, del Mali, e abbiamo dei ragazzi anglofoni invece dal Gambia o dalla Costa d'Avorio, sempre francofoni, abbiamo qualche ragazzo nigeriano, però la prevalenza è proprio centro, Africa occidentale. Però dei 500 ospiti di Via Corelli non ci sono solo loro, ci sono anche ad esempio, non so, pakistani, gente afghana, così, che vi ha fatto una richiesta anche loro. Sì, infatti ci hanno detto 2 anni fa sempre: bella la scuola di calcio, però noi vogliamo giocare a cricket perché quello è il loro sport. È giusto. E quindi siamo riusciti a fare arrivare il primo equipaggiamento da Londra addirittura, perché è difficile poi in Italia il cricket, nonostante dicevi Marco, la squadra campione d'Italia è di Milano, la squadra campione d'Italia sono i Milano Kings Grove, che ormai da più di un anno consecutivo hanno vinto il titolo nazionale, e cioè, nonostante appunto non è uno sport sicuramente. E quindi cosa avete fatto, appunto, mi dicevi, avete fatto arrivare l'attrezzatura da Londra, poi
Poi abbiamo avuto la possibilità di sfidare Milano Kings Groove, quindi immaginate sfidare i campioni d'Italia in carica e ovviamente al di là del risultato poi... Cioè, si dicono i Corelli Boys seguono le orme del grande Milan che non nacque come anche società di cricket. Infatti questo è Corelli Boys Cricket Football Club, come fu il Genoa, ma perché appunto mi spiegavano i ragazzi del cricket che in origine le squadre di calcio, le squadre di cricket, quindi Milan, Genoa, infatti a cricket si gioca in 11 perché erano gli stessi 11 che giocavano a calcio, che nel periodo estivo, quando faceva troppo caldo per giocare a calcio, stavano fermi e giocavano a cricket. Perfetto. Perché è uno sport prevalentemente estivo, che d'inverno non puoi fare. La domanda fondamentale che mi viene è: li hai capite le regole del cricket soprattutto? Diciamo che sono entrato al primo step, ho capito qual è lo scopo del gioco. Poi ma dici un po', allora, se volessimo invece seguire i Corelli Boys nel proprio campionato, come possiamo fare? Dove vi troviamo? Dateci un po' le vostre coordinate e anche se possiamo aiutarvi in qualche maniera, so che insomma è sempre ben accetto l'aiuto di tutti, credo. Ma assolutamente sì, allora dal punto di vista fisico noi ci troviamo tutti i mercoledì e venerdì alle 20 al centro sportivo Saini, dove facciamo i nostri allenamenti e dove più che mai è necessario anche un aiuto, chi volesse prodigarsi in questa avventura di allenare i Corelli Boys, noi siamo sempre in cerca di staff che ci dia la mano. E poi le nostre partite in casa le giochiamo la domenica mattina alle 10 a Novegro. Comunque tutte le informazioni sul sito della WISP di Milano le si trovano, e poi i contatti Facebook e sì, la nostra pagina Facebook è Corelli Boys, dove è aggiornata continuamente sulle partite di campionato. Dicevi che appunto all'inizio ho dovuto fare proprio una campagna di crowdfunding per riuscire a partire con questo campionato, giusto? Sì, perché ovviamente ci volevano tutti i soldi necessari per l'iscrizione al campionato, le visite mediche, l'equipaggiamento, perché abbiamo dovuto comprare proprio le divise nuove ai ragazzi, le scarpe nuove, perché già quelle nuove durano pochissimo, quelle usate durano ancora meno, quindi abbiamo dato ai ragazzi tutto l'equipaggiamento necessario. L'idea di iscriverli al campionato WISP è stata del presidente dei Corelli Boys, sì, che è Federico Cecconi, non è su Facebook, lui è l'unico. E da 2 anni comunque chi allena i Corelli Boys è Luis Patino, che è un allenatore FIGC, è peruviano, e lui subito ha preso in carico la squadra fin dal 2016 e ancora costantemente viene a allenarli, anche lui volontario, perché dovete pensare che siamo tutti volontari, quindi comunque, però per i ragazzi Luis è stato ed è comunque una persona, un perno fondamentale, perché è un papà, perché loro sono qua da soli comunque, quindi il primo a dare delle regole ai ragazzi è stato lui. No, questa cosa è la cosa che molto spesso ci si dimentica, sono qua da soli. Certo. Cioè, l'idea che anche li vediamo insieme, non è che sono gente che sono da qua insieme, cioè no. Non... è come se mi ritrovassi con altri 11 sconosciuti in una terra non mia a cercare di costruire qualcosa che non so neanche se potrei costruire. Esatto, infatti anche domenica scorsa uno dei ragazzi, siccome alcuni dei ragazzi se ne sono andati in altre squadre eccetera, lui era molto dispiaciuto perché diceva: per noi i Corelli Boys sono una famiglia, che loro hanno bisogno, come tutti noi, di dei punti di riferimento, e noi siamo la loro famiglia, adottiva, diciamo, adottata, non so. Però questo fa il volontariato, diciamo, dare dei punti di riferimento a questi ragazzi, al di là dello sport, del calcio in se stesso proprio. Allora ti chiedo appunto, perché fare la volontaria, in questo caso con No Walls, ma come te, ma comunque appunto nell'aiutare questi ragazzi? Perché ricevi tantissimo, perché intanto impari, io in 2 anni ho imparato tantissimo da loro, mi ho approfondito io la situazione dei paesi africani, politica dei paesi africani, che comunque se sei al di fuori... Forse non ti impegni neanche tanto a cercare, a voler capire perché sono qua, no? E quindi io personalmente ho imparato da loro, anche parlando con loro, cosa sta succedendo, perché siete qua, cosa sta succedendo nei vostri paesi. E poi sono andata io da sola a voler capire cosa sta succedendo nei loro paesi.
Allora ti faccio una domanda da $1 milione. Come possiamo fare a far capire questa situazione a chi non vuole ascoltare? È difficile perché comunque ci sono dei pregiudizi e chi non vuole ascoltare comunque dovrebbe, io dico sempre, conosceteli, cioè non guardateli da fuori, cercate di parlare con loro, venite a conoscerli, perché nel momento in cui l'hai conosciuti, cioè ti cadono proprio tutti i muri che puoi avere. Poi lo step è volerli conoscere, ovviamente, perché comunque quello è il Mi da gradino. dire, bisogna superare forse un po' una paura, mi viene da dire, che forse con molti hanno ingiustificata, forse giustificata dai mass media che insomma fanno Esatto, di un sì. racconto un po' strano, no? Già Marco di Ma me. sai, guarda, forse aver paura è anche più facile, no? Perché non vai a fondo della questione, ti accontenti di quello che ti viene detto, anche di un sentimento istintivo, quello che ovviamente è il diverso, quindi non è una cosa. Però Roberta ha risposto, cioè, benissimo. La domanda è come si fa a. Fateli vedere i nostri allenamenti, fateli entrare nello spogliatoio nostro a vedere l'aria che respirano questi ragazzi. Che sono miei coetanei, cioè io ho giocato a calcio, lo spogliatoio che trovo con i miei connazionali è identico a quello che trovo con loro. Quindi se qualcuno ha veramente qualche dubbio sull'integrazione, su questi ragazzi, venite nello spogliatoio dei Corelli Boys perché incontrate ragazzi da tutto il mondo, comunque da tutta l'Africa, quindi non neanche dallo stesso paese, gente che non si conosce fra di loro. E che quando segnano un gol si abbracciano, ci abbracciano, ci Sì, perché troppo spesso ringraziano. dimentichiamo appunto che non sono compagni di classe o una No, gita o una classe in gita qui da noi, l'integrazione non è cioè solo con noi, ma anche fra di tra di loro. loro, come se noi ci E trovassimo con un francese o un certo. tedesco o uno slovacco insieme e fossimo Quindi, additati come come tutti gli eccoli europei. europei, Insomma, tra me e lo slovacco ce n'è c'è di parecchia differenza, differenza. infatti. Ragazzi, davvero, grazie mille di aver stato qui con noi. Allora, ricordiamo le coordinate, Gianmarco, per seguirvi. Sì, allora, ripeto i nostri allenamenti il venerdì e il mercoledì dalle 20 al Centro Sportivo Saini, e le nostre partite casalinghe del campionato WISP, domenica mattina alle 10 al Campo Sportivo di Novegro in via dell'Edda. Abbiamo visto tante foto mentre parlavamo appunto della squadra, dei ragazzi che giocano, degli allenamenti, insomma, davvero complimenti. Roberta, grazie mille davvero e complimenti per il lavoro Grazie a te. che fai. E fagli auguri e ringrazio anche tutti gli altri volontari come te Certo. che fate tanto per cercare appunto di migliorare un po' questa situazione e di fare davvero integrazione quando potrebbe essere forse qualcun altro che la fa, però Ci proviamo. per fortuna ci sono persone come Roberta e Gianmarco. Davvero, grazie mille, sono ben contento. Fateci sapere le prossime partite come andranno, vogliamo Siamo seguirvi. Come siamo messi in campionato in questo terzi in momento? classifica. Terzi in Sì, classifica. domenica giochiamo con Poi i secondi. Ah, buono, sì, insomma. sarà una partita Giochiamo strong. alle 12. Bene, bene. Alle 4. Allora, un in bocca al lupo ai Corelli Boys. Grazie davvero, ci vediamo alla Grazie a te. prossima. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Andate su Facebook, nei nostri commenti vedrete linkata la pagina dei Corelli Boys. Un like non vi costa niente, ma soprattutto andate a seguirli e divulgate questa bella storia di Milano. Grazie mille a tutti. Ci vediamo questa sera alle ore 18 con l'informazione di Milano News. Arrivederci, a presto.